È bastato che il ministro Di Maio e vice Premier eh, annunciasse eh, l'intenzione di chiudere i grandi centri commerciali nel due, a partire dal 2019 perché si scatenasse una sorta di putiferio. A intervenire sono stati in tantissimi la grande distribuzione, l'associazione consumatori, sono intervenuti politici, sono intervenuti giornalisti. Eh, un noto e Pur bravo giornalista del Corriere della Sera, ha scritto un editoriale lunghissimo in cui fa una elencazione di tutte le persone che devono lavorare la domenica e ne traeva una conclusione. Diceva: Se noi andremo a tutelare alcuni lavoratori che oggi sono quelli chiamati a lavorare di domenica, faremo in realtà un'ingiustizia verso tutti quei lavoratori che sono obbligati a lavorare di domenica. E faceva un elenco di questi lavoratori, ripeto un elenco lunghissimo ed è vero che è un elenco lunghissimo, ci metteva dentro i medici, gli infermieri, ci metteva dentro eh, quelli addetti ai trasporti, ci metteva dentro quelli addetti alla ristorazione, insomma un lunghissimo elenco, mancava solo che mettesse dentro anche i, i preti che celebrano messa e i chierichetti e poi il quadro era completo. Forse a questo collega giornalista mi piacerebbe fare una domanda e dire a prescindere dal fatto che eh, poi il lavoro sia sempre e comunque lavoro eh, non riesci a cogliere la differenza di intenzione tra quelli che sono lavori indispensabili e socialmente utili e quelli che sono lavori invece finalizzati soltanto al, come dire, a impinguare le casse di chi gestisce questi centri commerciali. Mi spiego meglio, quando un medico eh, domanda di essere assunto in un ospedale, il medico sa perfettamente che dovrà fare dei turni lavorativi che lo porteranno in qualche domenica a lavorare ma sa anche che non è la finalità di lucro quella che gli domanda di lavorare di domenica, ma è un servizio che deve fare, perché giustamente non è che di domenica possiamo dire gli ammalati guariscono tutti perché così i medici non possono lavorare. Quindi in queste cose io credo che sia importantissimo fare la distinzione tra quella che è la vera intenzione del lavoro domenicale. Eh, nessuno si sognerebbe di dire io non faccio il turno di autista del tram piuttosto che del conducente di un treno perché eh, la domenica è mio diritto fermare i treni perché io devo riposare. Chi fa questi lavori sa che si mette in una sorta di ingranaggio dove la eh, responsabilità sociale, l'indispensabilità del servizio lo porteranno ad avere anche domeniche lavorative. Ripeto, diverso il discorso di tutti coloro, e sto pensando a tante mamme di famiglia, sto pensando a tanti papà di famiglia, sto pensando a tanti giovani, che oggi o mangi la minestra o salti la finestra, sono obbligati a fare questo servizio, a fare questo lavoro domenicale, se vogliono avere garantito il pane da portare a casa. Sapete che eh, l'Unione Consumatori soprattutto eh, ha gridato forte, se noi andremo a chiudere i centri commerciali, andremo a chiudere le botteghe di domenica, perderemo 40.000 posti di lavoro, perderemo un sacco di milioni. Beh, io, eh, pur non essendo un addetto del settore, mi permetto di dissentire un pochino. Cioè, eh, quando, noi pensiamo, eh, eh, quando noi pensiamo che se chiudiamo alla domenica non incasseremo più soldi, mi sembra davvero una grande menzogna. E lo faccio con un esempio. Basterebbe che ci spostassimo un po' più a nord di Verona, arrivando da quelle parti di Bolzano dove si comincia a parlare in tedesco, per vedere che lì i negozi chiudono il sabato a mezzogiorno e riaprono il lunedì mattina. Secondo voi gli introiti di, questi, di queste zone sono inferiori ai nostri? Secondo voi la gente che abita lì è meno servita di noi che siamo qua in mezzo ai centri commerciali dove c'è sempre aperto, dove si può andare quando si vuole. Ma eh, la, la, la scienza commerciale ci dice due cose di fondo. La prima, che la gente i soldi che ha a disposizione da spendere li spende non in base agli orari, ma li spende in base al desiderio di comprarsi determinate cose. Se voglio comprarmi un paio di scarpe e ho a disposizione, che so, 50 euro per un paio di scarpe sportive, non è che non mi compro le scarpe se è aperto di domenica, se non è aperto di domenica. Qualcuno dirà, beh, però se tu vai alla grande distribuzione, ai centri commerciali, vedi quella cosa che non avevi in mente di comprare, certamente anche questo è vero. Ma se il mio budget a disposizione è 100, quel 100 lo userò rispettando gli orari di chi mi offre determinati prodotti. Quello che succede negli uffici del resto, se ho bisogno di un documento, non è che dico quel documento io voglio che ci sia aperto tutta la settimana, anche la domenica, perché io sono libero e voglio andare la domenica. Io so che ci sono degli orari d'ufficio e vado in quegli orari d'ufficio. Quindi la seconda osservazione è proprio questa, che l'acquisto di prodotti intercetta, si deve coniugare con gli orari di apertura, cioè voglio dire l'acquirente, il cittadino che ha a disposizione dei soldi da spendere, guarda gli orari di apertura e si organizza di conseguenza. Se io so che la domenica non posso andare a comprarmi la spesa, Me la farò il sabato, me la farò il venerdì. È un'organizzazione mentale, non soltanto un'organizzazione, è una questione di opportunità perché è sempre aperto, quindi facciamo quello che vogliamo. Ecco, io credo che su questo davvero ci stiamo raccontando un po' delle storie, perché nelle società dove ci sono gli orari da rispettare non è che le finanze vanno peggio o che la gente ha meno disponibilità e possibilità di arrivare ai prodotti di cui ha bisogno. Ma credo che il discorso più serio andrebbe fatto eh, interrogandoci seriamente su quella che è la, la valenza della domenica. Era il 321, quando Costantino eh, dichiara il dies Dominicus, il giorno dedicato al Signore, il grande perno di tutta la settimana, il giorno intorno al quale organizzare tutta la vita sociale. Ed è proprio da allora, da 16-17 secoli, che, che noi abbiamo la vita sociale organizzata a partire dal dies Dominicus, dove chi aveva la fede certamente andava all'incontro con il Signore nella celebrazione dell'Eucarestia. Ma chi non aveva la fede comunque aveva una regolamentazione sociale che metteva insieme un popolo, analogamente a quello che si dice degli ebrei, quando si dice che non sono stati gli ebrei a salvare il sabato, ma è il sabato che ha salvato la loro identità, che ha salvato questo popolo, perché li ha messi insieme, perché ha fatto sì che avessero tutti comuni abitudini e tradizioni, analogamente per noi la domenica. È vero che da qualche decennio la domenica è caduta in disgrazia, forse a partire già dalla rivoluzione del 68, quando abbiamo cominciato quel vietato a vietare, le nuove generazioni hanno cominciato a scambiare il giorno con la notte, la notte del venerdì, del sabato e della domenica. Diventavano eh, le notti dedicate a un altro signore, quello delle discoteche. Pian piano, poi, con l'avallo dei centri commerciali, abbiamo trasformato la domenica in un grande spazio da soldi. Ecco, eh, credo che al di là di tutti i discorsi che possiamo fare, c'è un ragionamento, che, eh, una domanda di fondo sulla quale ci dobbiamo fermare. La domenica può essere soltanto uno spazio dedicato al denaro uno spazio per far ricchi i proprietari dei negozi o la domenica deve tornare ad avere un'anima. Questo è il grande discorso, perché se la domenica cessa di avere un'anima non ce ne sarà né per Dio ma neanche per gli uomini.